the Wheel. Il mondo dalle viscere della balena. Parole e pensieri su realtà e lavoro a cura di Daniele Ciacci. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Done in the Whale, il podcast che con un po' di poesia e un po' di senso critico vuole parlarvi dell'attuale realtà, della realtà lavorativa, della realtà familiare, di tutto quello che entra all'interno del nostro schermo visivo, uditivo, olfattivo, sensoriale tutti i giorni e che quindi in qualche modo ci interpella. Oggi voglio parlarvi di voglio proporvi una mia considerazione, che è la considerazione relativa alla gratuità. Tante volte uno si aspetta sempre dalla realtà che vengano delle risposte che possano in qualche modo dare un senso definitivo alla propria condizione. E mi rendo conto che tante volte noi non accettiamo questi momenti di epifania come qualcosa di gratuito. Tante volte per noi questi momenti epifanici che servono a dare senso alla nostra esistenza li pretendiamo come fossero delle cose che ci vengono in qualche modo dovute, che ci vengono in qualche modo incontro per il solo fatto che noi in questo momento ci siamo. Ecco, noi tante volte ci dimentichiamo che la condizione di dono è una condizione che noi riceviamo ogni giorno, ogni mattina quando ci svegliamo e che quindi di fatto ci interpellano nel momento stesso in cui noi abbiamo consapevolezza del fatto che esistiamo. Mi ha fatto venire in mente questa considerazione una poesia di una poetessa eccelsa, Ada Negri, che parlava proprio all'interno di una sua poesia intitolata Il dono, di quello che secondo lei è una ricezione gratuita di qualcosa che serve a dar senso alla vita. Ne voglio parlare perché questa poesia, Il dono di Ada Negri, per me è sempre, ogni volta che la rileggo, un colpo al cuore, perché mi aspetto sempre che la realtà mi dia delle risposte, quando tante volte la realtà è la risposta stessa, basta soltanto osservarla e osservarci in azione mentre la viviamo. Il dono di Ada Negri. Il dono eccelso che di giorno in giorno ed anno in anno da te attesi, o vita, e per esso, lo sai, mi fu dolcezza anche il pianto, non venne, ancor non venne. Ad ogni alba che spunto io dico, è oggi, ad ogni giorno che tramonta io dico, sarà domani. Scorre intanto il fiume del mio sangue vermiglio alla sua foce, e forse il dono che puoi darmi, il solo che valga, o vita, è questo sangue. Questo fluir segreto nelle vene e battere dei polsi e luce aver dagli occhi e amarti unicamente perché sei la vita. Ecco, io mi sento di aggiungere poco alle parole di Ada Negri e capisco insieme a lei e vivo questo dramma di aspettarmi sempre un qualcosa che arrivi, che sia per me il dono eccelso. E di fatto gli do io un'immagine, gli do io una consistenza, gli do io un volto, e invece tante volte quello che a noi salva è proprio renderci conto del fatto che il fluir segreto nelle vene e il batter dei polsi e luce aver dagli occhi esso stesso è un dono, e questo di fatto per noi può essere il primo passo per cambiare effettivamente il nostro modo di vivere. Io mi chiamo Daniele Ciacci, questo podcast è Done in the Whale, sono contento che siete arrivati con me alla fine di questo podcast breve ma davvero degno e davvero pregno di considerazioni, e pertanto quindi non serve portarlo ulteriormente avanti. Se volete sapere qualcosa di me, il mio sito è www.danieleciacci.com, e se volete invece seguirmi su Instagram il mio account è @daninthewhale. Io vi ringrazio e come ogni volta vi saluto con la frase di Eliot: la fine è ciò da cui cominceremo. Grazie.